Ciao ragazzi e bentrovati. Allora andiamo a vedere questo mini tornio per metalli della Göde fornito dalla MTS Italia tramite Mano a Mano. Ciao, buona visione. Eccolo qua. Allora, 35 kg di peso, quindi dovrò trovare un posto dove metterlo per lavorare e non muoverlo più. Adesso vado a togliere dell'antiruggine che hanno messo per proteggerlo. Adesso andrò a montare le manigliette qui e una sul volante della contropunta. Mentre questa manovella è stata montata al contrario, chiaramente per la spedizione, per non rovinarla. Quindi adesso andiamo a montarla nel senso giusto e la stringiamo. Perfetto. Ora andiamo a vedere quello che abbiamo in dotazione. Ok, vediamo cosa c'è in dotazione oltre alle due manigliette che ho già montato sul tornio. Abbiamo una pompetta per l'olio da taglio, una chiave per il mandrino con la sua molla per evitare di dimenticarla nel mandrino quando lo accendiamo, quindi molto importante, fatta bene. Dei piedini che devo ancora montare, piedini di gomma con le sue viti. Una contropunta, delle chiavi di servizio, un altro set di chiavi a brugola, delle ruote dentate. Ora queste ruote serviranno per eseguire le filettature. Sul tornio c'è una tabella di come montarle per eseguire il passo desiderato, quindi devo dire una cosa veramente veramente buona. Un fusibile di ricambio, delle griffe in più a quelle già montate sul nostro tornio. Allora, queste griffe servono per i diametri esterni, a prese esterne grossi. Allora, vi faccio vedere. Allora, sul nostro tornio abbiamo già montate queste, che vanno da un diametro esterno 1,5 fino a un diametro 30. Queste montate già sul tornio si possono usare per i diametri interni che vanno da 25 a 75. Se montiamo queste griffe, che sono opzionali in più, possiamo usarle per dei diametri esterni che vanno da 20 a 70 mm, quindi possiamo eseguire la presa di questi pezzi abbastanza grossi, quindi direi ottimo, perfetto. Allora, in più ci sono anche le protezioni da montare. Questa è una protezione del mandrino, un'altra protezione che andrà montata sopra l'aggancio rapido degli utensili. Bene, montiamo le protezioni. Ora cominciamo con questa frontale che va montata qua. Per quando l'utensile sta lavorando, quindi per non avere del trucciolo in faccia, che si può comodamente spostare in parte per fare il cambio rapido della torretta, quindi molto comoda. Adesso andiamo a montare la protezione per il mandrino. Questa protezione fa anche da interruttore di sicurezza, nel senso che se il nostro tornio sta funzionando e noi alziamo, questa lo fa interrompere, quindi anche questa è una cosa molto comoda. Una volta che però abbassiamo, il tornio non riparte, quindi bisogna riportare l'interruttore sullo zero e poi riattivarlo. Adesso vado a montare i piedini di gomma per azzerare totalmente le vibrazioni. Adesso proviamo, ancora meglio di prima, effettivamente prima si sentiva un po' più di rumore, è veramente silenzioso, sono veramente soddisfatto.
Allora, prima di tutto vi faccio vedere la slitta perpendicolare all'asse del tornio. Allora, le slitte sono secondo me abbastanza precise, anzi molto precise. Allora, abbiamo la possibilità di una regolazione quando andiamo a toccare il pezzo, possiamo regolare con questo nonio graduato. E abbiamo per ogni tacca 25 centesimi di millimetro, quindi devo dire un movimento abbastanza preciso. Poi la slitta assiale invece ha anche lei la possibilità di azzeramento da quella perpendicolare all'asse, e anche questa ha una graduazione di 0,025 centesimi per tacca, per graduazione. Poi spostando il nostro carter di sicurezza abbiamo da questa parte la torretta per il cambio veloce degli utensili. Possiamo montare quattro utensili e avere la possibilità, come vedete, è anche a scatto, quindi molto bella, di poter cambiare velocemente l'impostazione dell'utensile. Si chiude e il nostro utensile è bello che fisso. Si alza la protezione e si comincia la lavorazione. Ora qui abbiamo la contropunta con la sua maniglietta per il bloccaggio, sbloccaggio e la possibilità di spostare anche avanti e indietro. Allora, la contropunta arretrando viene sbloccata, portando avanti, dando un colpetto, la contropunta si blocca. Abbiamo la possibilità anche di montare un mandrino con delle punte per fare delle forature assiali. Allora, la contropunta ha anch'essa una graduazione da 0 a 4 centimetri, quindi devo dire che se dobbiamo fare dei fori di precisione in lunghezza, per 4 centimetri abbiamo anche una graduazione, quindi molto molto utile. Qua sotto invece abbiamo il volantino per spostarci avanti e indietro manualmente. Mentre questa leva invece è una leva dell'automatico. In pratica, quando dobbiamo fare una tornitura in automatico, questa tramite questa qua sotto c'è una barra filettata azionata con una leva che vi farò vedere dopo. Abbiamo la possibilità di eseguire filettature oppure passate di tornitura in automatico. In questo modo si disinserisce e quindi diventa manuale. Mentre se dobbiamo spostare in automatico, questo si blocca perché questo fa far presa sulla barra filettata che c'è qua sotto. Allora, per quanto riguarda la pulsantiera, è tutto qua quello che ci serve per far funzionare il nostro tornio. Allora, ci sono delle leve che riguardano le filettature e la velocità che sono qua dietro, poi ve le farò vedere. Una volta impostate le velocità, qua abbiamo un regolatore di giri che appunto ci dà la possibilità di avere per la velocità bassa da 0 a 1100 giri, mentre con la velocità veloce da 0 a 2500. Allora, il tasto adesso vi faccio vedere di emergenza, blocca immediatamente tutto quanto. Se lo riportiamo sul moto, chiaramente bisogna riportare l'interruttore sullo zero e poi rimetterlo e riparte. Frontalmente abbiamo questa bella scheda dove ci spiega come inserire gli ingranaggi che vi ho fatto vedere in dotazione per ottenere i nostri passi di filettatura. Allora, chiaramente per attivare questi passi c'è una leva posteriore che adesso vi farò vedere. Allora, qua c'è scritto un po' tutto, la tensione, i watt del motore, la cinghia che va fino a 2500 giri al minuto, in pratica le misure massime e minime che si possono ottenere con questo tornio, e infine il peso totale del nostro tornio che è di 35 kg. Allora, nella parte posteriore appunto ci sono due levette come vi ho detto prima, come vi ho anticipato. Allora, questa sarebbe la leva che attiva la barra filettata che serve per fare le torniture in automatico. Quindi io così è disattivata, mentre se la tiro verso lato la barra filettata che mi consente di fare le torniture in automatico è attiva, quindi io per il momento la lascerò in questa posizione. Mentre questa leva serve per appunto cambiare la velocità da lento a veloce. Adesso vi faccio vedere che attivando questa leva accendo il tornio e attivando la leva in automatico, come vedete, il carrello
esegue la tornitura in automatico. Spostando la nostra leva verso l'alto, disinnestiamo la barra filettata e quindi la nostra tornitura si ferma, mentre se vogliamo manualmente possiamo comunque eseguirla manualmente. Questa parte laterale è la parte che riguarda la nostra trasmissione. Adesso andrò a smontare questo pannello. Allora, togliendo questo pannello, che evidenzia tutti gli ingranaggi, come vedete, allora c'è il tornio va in arresto perché tramite questa piccolo pezzo di plastica che attiva questo interruttore di sicurezza, il tornio non va più. Quindi anche se io lo accendo il tornio non va, quindi è una sicurezza ottima, così non c'è la possibilità di farsi male. Allora, come vi dicevo, qua c'è la possibilità tramite gli ingranaggi che abbiamo in dotazione e la nostra scheda anteriore di eseguire i passi che ci servono, quindi sostituendo, e queste ruote sono tutte numerate e sulla scheda anteriore, in base alla numerazione, possiamo ottenere il nostro passo desiderato. Oltretutto abbiamo anche la possibilità, togliendo questo coperchietto, di eseguire delle torniture su pezzi lunghi. Allora, il nostro passaggio barra è da 20, allora è 21 però, quindi dei pezzi diciamo da 20 mm massimo, quindi con barre anche lunghe che sporgano dal nostro tornio. Ok, andiamo a rimontare il tutto. Inoltre il tornio ha un basamento che sembra una vaschetta, come vedete, è appunto fatto apposta perché se usiamo dei refrigeranti sui pezzi abbiamo la possibilità di non sporcare dappertutto e quindi il refrigerante si fermerà nella vaschetta. Perfetto. Bene ragazzi, allora prima di tutto devo ringraziare Mano Mano per avermi dato la possibilità di recensire questo meraviglioso prodotto. Allora, il tornio della Gude GMD400 è fornito dalla MTS Italia tramite appunto Mano Mano. Allora, trovate il link per l'acquisto o se vi interessa dargli un'occhiata in descrizione, trovate il link anche del sito di Mano Mano, chiaramente andate a dargli un'occhiata perché ci sono più di 400.000 articoli per il fai da te e il giardinaggio, quindi grazie Mano Mano per avermi dato questa possibilità, grazie mille. Allora, questo tornio lo vedremo in funzione per vedere come effettua le torniture nel prossimo progetto. Farò un progettino abbastanza simpatico dove appunto userò il tornio per vedere appunto le sue potenzialità. Quindi grazie a tutti per la visione, ci vediamo al prossimo progetto. Ciao ragazzi!